Ciao a tutti, Juno dos Santos. Dunque, scusate, io stavo preparando i ragazzi che devono rientrare a scuola, quindi correzioni, compiti, matematica, fisica, insomma, ripassiamo tutto ciò che ci viene indotto, insomma, va bene, dai. Io ripasso, ho fatto già il mio, poi ripasso una volta, poi ripasso la seconda e siamo lì. Comunque, volevo farvi questo argomento qua e non me ne sono neanche accorto, guarda, me ne sono accorto adesso, siamo a... Oh, psh, boom, 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 mi è iscritti, va bene, mi fa piacere, vuol dire che qualcosa sto trasmettendo. Dunque, in questo video vorrei parlare più che altro, nel senso che... Ragazzi, io vi ho già spiegato, io sono stato, insomma, indotto, trasindotto, insomma, in tutti i modi, dalla religione, dalla fisica, astrofisica. Io non ce l'ho con i fisici, ok? Anche perché la fisica ci va a spiegare le cose come stanno. A me dà fastidio, ed ecco qua, vorrei spezzare una lancia al signore fisico lì con cui... Ho parlato male negli altri video, ma più che altro perché non c'è nessuna prova di niente. Ok? Non esiste nessuna prova del sistema eliocentrico. La prova sulla terra piatta, la prova sulla terra piatta, idem, cioè è tutta una questione di percezione. Ok? Ma adesso ti rimbalo ad esempio, allora, dibattito, no? Perché la Terra piatta adesso? Perché la Terra piatta adesso? Innanzitutto la Terra piatta era già in precedenza, ok? Era già in precedenza un piano stazionario di cui poi a livello filosofico, a livello... Non so, penso io, perché appunto rivedendo, scusate se io faccio adesso una piccola zoomata, no? Cerco di andare piano, ma andando qua sul nostro sistema di inganno, ok? Ci va questa, insomma, recinto, no? Come volevo, non volevo proprio dire un recinto. Perché ovviamente nella terra piatta corrisponde l'inganno, ma corrisponde anche nel globo. Ecco perché il globo. Insomma, io conosco un detto: seguite il denaro e capite chi corrompe, no? Cioè, per dire, uno corrompe uno, seguite la fonte del denaro e arriverete a loro. Okay. Ecco perché è nato poi il dibattito, ad esempio, ve ne do un esempio, ecco perché il dibattito sul sistema, della Terra, su come funziona la Terra, è così difficile, no? Da digerire, no? Anche per i fisici, perché loro hanno studiato un sistema, ma questo sistema non è provato. E hanno avuto un riferimento di un'agenzia, che è come se fosse il Vaticano per il cristianesimo, che li ha ingannati. Ok? Tutto è fasullo della NASA, si vede, dai, dai, ragazzi. Cioè io sarei stufo di dover, anzi, sarei stufo anche di dover provare a livello visivo se la Terra è curva o meno. Perché non è quello il punto fulcro della situazione. È tutto a livello percettivo, percettivo. Ve ne tiro un esempio. Ecco dove, ad esempio, io dico io, dove è nato il dibattito attuale, ragazzi, attuale, perché in passato la Terra è sempre stata stazionaria, è sempre stato un piano. Poi l'inganno.
scusate, non voglio ritornarle indietro, l'inganno per inculcare il sistema globale, quindi un sistema di chiusura, e perché terra piatta adesso? Perché si è ripreso questo discorso, no? Perché è uscito fuori nei mainstream. Ok? Perché i scienziati si basano, cioè, ecco perché i scienziati si accaniscono così tanto nel denigrare, io non dico terra piatta, come ho già detto in passato, la Terra è un piano fermo e stazionario, il cielo gi li gira attorno, okay? Che poi si accava e il cielo gira attorno, è un'altra teoria. Ok? Quindi il discorso è che non ce n'è nessuna prova della gravità, innanzitutto. Ok? Poi c'è ad esempio questo bell'articolo di appunto America Scientifica, che è del 2007, no? Nel 2007 non si parlava di terra piatta a livello, no? Dico mediatico YouTube, perché prima era su YouTube o comunque nel social network, così via, e poi mainstream, che adesso in Italia ancora no, ecco, in Italia ancora non si parla tanto nei media di questa cosa, ma fuori sì. E poi vi darò un'altra prova. Dunque, strano ma vero, la Terra non è rotonda. Ok, un articolo del 2007, di aprile, 12 aprile 2007, in cui appunto si discuteva i formati della Terra, perché c'erano tante incongruenze a livello scientifico, ok? Ma non si parlava di terra piatta in quel periodo a livello mediatico. Quello che trovo interessante in questo articolo qua è questa menzione qua, no? Cioè, con questo non vorrei dire che la Terra sia piatta. E io mi dico, io mi chiedo, perché menzionare, con questo non vorrei dire che la Terra sia piatta? Perché menzionarlo? Insomma, ci siamo? Okay. E quindi il dibattito è nato qua dentro. Poi vedrete tante risposte su questi articoli, no? E poi lì è nato il dibattito, e tanti fisici si sono divisi. E spezzando una lancia, io non, allora, spezzo due lance. La prima, perché grazie, siamo a 1000, anzi, ho superato qualcosa di 1000. E oggi è 11 settembre, no? Giusto per farvi capire questa divisione, no, della realtà, perché sull'11 settembre, no, del 2001, gli attentati alle Torri Gemelle, ragazzi, si sa, è un false flag, dai. Eppure, adesso voglio vedere. Siccome sto parlando di terra piatta, terra rotonda, che sta ferma, che gira, c'è qualcuno che non sa, che dice che non sa, vorrei sapere un suo parere su quel discorso dell'11 settembre 2001, anche perché lì ci sono stati tanti fisici, ingegneri, no, che hanno discusso, e ovviamente l'evidenza dei fatti dimostra una cosa, ma ci sono stati tanti collusi fisici e ingegneri dall'altra parte. Come abbiamo qua i Cicapini, no? Come si chiama l'altro lì? Lo Sbufalaro. No, lo nomino, perché lui ci ha già sbattuto il naso contro un Mazzucco e non vorrei metterlo qua in mezzo. Quindi, torniamo a noi. Allora, poi c'è anche un altro matematico. No, perché ragazzi, non fate discussione qua, non litigate tra voi chi ne sa, chi ne più, chi ne meno. Ok? Andiamo a discutere l'evidenza senza insulti, perché chi discute terra piatta non vuol dire scemo. Ok?
Vuol dire uno che sta mettendo in discussione il sistema attuale, che non ha prove di niente, non ha nessuna prova. Qualcuno potrà scrivere sul commento: ah, ma ci sono le foto, eh. Ma ragazzi, ragazzi, prima di CGI, prima che la NASA avesse i CGI, no? Che prima che avessero Photoshop, che è più aggiornato come parola, esistevano i pittori, esistevano i disegnatori grafici. Cioè, io che faccio il grafico pubblicitario anche, perché lavoro con grafica pubblicitaria, io metto in evidenza per diversi clienti miei, no? Cioè, insomma, dovete scegliere anche tipo di esposizione. Si può percepire un pittore, i pittori di una volta, no? Hanno dipinto anche altre cose che non si potrebbe neanche immaginare. No? Quindi l'arte dell'inganno esiste da sempre. L'arte dell'inganno esiste da sempre. Dove eravamo? Ecco qua. Ok? Quindi allora, io sono stato ingannato da questi qua, per anni, in Brasile. Ma torniamo invece, cioè la Terra si muove. Dove eravamo? Scusate, torno indietro, vado avanti, vado avanti. Allora, intanto vi ho già spiegato che la gravità non ha nessuna prova, non esiste nessuna prova che la gravità esista. Ora, cito Wolfgang Schmidt, no? In un suo libro che io ho cercato in italiano e non l'ho trovato. L'ho trovato in inglese, l'ho trovato in portoghese, ma in italiano non l'ho trovato. Perché io l'ho visto qua in vendita. Wolfgang Schmidt, Scienze e Mito. Come una risposta al grande progetto di Stephen Hawking, scusate, in cui lui cerca, non cerca, ha dimostrato che la scienza fisica, la fisica, ecco perché me la sono presa con quel signore lì, no? Quello del mio ultimo video, perché lì si parla di fisica teorica. E questo è il grande maestro della fisica teorica attuale. E questo è un libro che risponde a questo grande progetto. Ok? Cioè, prendo una citazione di questo libro che non ho trovato in italiano, chi vuole lo cerca in inglese. Cioè, tutta la cosmovisione scientifica contemporanea e non solo la tesi di Stephen Hawking si dimostra fondate su ideologie. Ok? Il che significa che nelle loro allegazioni o dichiarazioni, non so, io ho letto in portoghese, da noi si dice allegazione o dichiarazione cosmologiche, essi eccedono, cioè quindi vanno oltre alle evidenze sulle quali basi scientifiche questi si basano. Ecco, io non sto parlando male della fisica, perché la fisica serve, ma a me dà fastidio dare una unica voce a un unico sistema che non è provato, non è dimostrato e mi fido secondo le mie conoscenze, perché io ho seguito innanzitutto appunto fisica iniziale, poi ecco perché io adesso vedi mi sfugge poi la mente. Questo articolo qua io non ho dato tanta retta, no? Che lui ha parlato di terra piatta. No, io perché non ho dato tanta retta a questa parola qua, cioè questa frase qua? Perché io ero indotto sulla terra cava e quindi non trovando nesso l'ho ignorato a priori. Avete capito?
Quindi, no, scusate, devo tornare dov'ero. Quindi, sempre, ecco, vedi qua, trovati gli articoli accademici di Wolfgang Schmidt, Scienza e Mito. Qua c'è tutta la sua descrizione, non è un terrapiattaro come volete bollare. No, ragazzi, smettete di bollare, no? Smettete di bollare perché voi non avete prova di quello che voi tenete con le unghie, non le avete. Quindi smettiamola di insultare. Almeno dite della vostra esperienza, guarda, secondo me la Terra è un globo perché io ho visto questo. Perché ho visto questo. Perché ho visto quello. Non per quello che vi hanno inculcato in testa. Ecco la differenza ecco perché crollerà il globo. Perché avete solo passaparola, non avete prove. Buona vita a tutti. Grazie dei 1.000 iscritti. Continuiamo. Anzi, scusate, non so se fare video a parte o meno, ma forse questo. In questo metto un bonus per voi, riguardo la salute. Una bella spiegazione scientifica di Lair Ribeiro, no? Non bere mentre si mangia. Lui parla addirittura di acqua, io non parlo di acqua, è in generale, no? Non bere durante, cioè non, lui ha fatto un video, non bere acqua durante i pasti, perché, anzi, bere mezz'ora prima o mezz'ora dopo i pasti. Perché il nostro sistema gastrico è liquido ed è acido, ha un suo pH, no, di acidità che non deve alzare e né abbassare troppo. L'acqua lo fa abbassare, altre sostanze la fa abbassare, alzare troppo, come la Coca-Cola. Quindi i liquidi in generale vanno a difficoltare la digestione del cibo che mangiate. Difatti, basta guardare il mondo animale, mentre mangia, non ha il bicchiere d'acqua a fianco, mangia, sazia, digerisce e poi beve acqua. L'acqua diluisce troppo il liquido gastrico e quindi difficoltà, cioè fa difficoltà alla digestione. Ecco per chi, ad esempio, perisce di sonnolenza e stanchezza dopo i pasti, probabilmente è il liquido che ingerisce durante i pasti. Per il momento è un premio. Buona vita a tutti.